Gli intellettuali sanno discernere tra ciò che nel popolo è carino e amabile e invece ciò che è altamente deplorevole, come diceva Jean-Jacques Rousseau. Essi, ad esempio, non risparmiano sforzi per sradicare la malapianta della letteratura di appendice sul genere della mai abbastanza deprecata Carolina Infernizio. Al ladro, al ladro, al ladro! Allora, Maria Luisa, datemi quel ragazzo! No, non ve lo darò, che vuole stuparmi. È un ladro! Avevo fame! E per sfamarsi mi ruba dal banco pizzi e nastri di seta! E l'umassa, lo stracivendolo che mi insegna a rubare! Se torno a casa mani vuote mi ammazza di botte! Ma perché non stai con i tuoi genitori? Non ho genitori! Ma di chi sei figlio allora? Di nessuno! È molto tempo che stai con l'umassa? Non lo so, ero molto piccino! Dice che mi ha trovato nelle immondizie! Tiene altri fanciulli con sé? Non posso dirlo, mi ucciderebbe! Quanti anni hai? 7, credo. Come ti chiami? Passerotto. Dimmi, Passerotto. No, non aver paura. Dove si nasconde il Lumassa? In una cantina segreta dove si scende da una botola. Dove? Nel quartiere del Balù. Vado. Come sei deperito. Che ti dava da mangiare quell'uomo? Pane secco con avanzi di spazzatura. Oh, porca la tua vite! È fatta, quell'essere patipolare non potrà più nuocere. Oh. Aperta la botola. Ho trovato tanti poveri fanciulli abbandonati o fuggiti di casa per incuria dei genitori. Stavano in uno stretto sotterraneo le cui pareti trasudavano muffa, aggruppati, atterriti, su della paglia marcita, con gli abiti a brandelli, le fisionomie livide stravolte. In un canto scopersi il cadavere di un bimbo. Il morticino aveva il volto enfiato e gli occhi spalancati nei quali si leggeva terrore, sofferenza. Lumassa l'aveva fatto morire facendogli passare un topo vivo sul corpo. Ma io l'ho consegnato alle guardie che gli hanno subito messo le tacchelle. Dimmi, Passerotto, se tu trovassi chi ti dà da mangiare da bere un ricovero, non ruberesti più? No, signore, sarò buono. Sarò il vostro servitorino. Victor Hugo disse che il più sublime cantico che si possa ascoltare sulla terra è il balbettio dell'anima umana sulle labbra dell'infanzia. Ebbene, questo fanciullo io lo adotto. Sarò padre senza essere marito. E non avrò una mamma? Non temere, Passerotto, ritroverò la tua mamma e fino a quel momento la tua mamma sarà... Eh? L'umanità. Bravo Giovanni, cuore generoso. Che ne dici, Maria Luisa? A chiamare le guardie sono buoni anche i giovani anemici che fanno uso costante di olio di fegato di merluzzo. Ah, presto non vi basteranno più gli innamorati in maniche di camicia. Ci vorranno gli zerbinotti con lo Stifelius. Oh, per carità, non mi parlate di coloro. Voi non sapete, è la grande tragedia della mia vita. Mia madre, figlia di un guardaboschi, una notte stava prendendo un bagno nel laghetto poco discosto dalla sua casetta, quando passò un signore elegantemente vestito da turista su un cavallo di razza bianca e abbagliato dalle sue forme fidiache, l'aggredì. La sventurata sputò follemente su quel viso reso ignobile dalla ebrietà e dalle cattive passioni, ma colui la imbavagliò con un fazzoletto finemente monogrammato e commise su di lei l'ultimo oltraggio gridando sangue di Giuda. E così io ne fui la conseguenza. Non temete, Maria Luisa, ritroverò vostro padre. Se vive ancora dovrà pur sapere che l'avete maledetto. Che ragazzo, beata la tua mamma. Io non ho mamma. È la grande tragedia della mia vita. Giovanissimo mio padre cadde nelle spire di una donna dalla bellezza maliante ma glacialmente egoista che ne frustò i sensi maldestri e lo fece suo schiavo. Ella idolatrava in lui l'uomo ma disprezzava l'umile operaio e quando il loro amore ebbe una conseguenza che non si poteva più cancellare non volle consentire a legittimare la loro unione e gliela supplicò in ginocchio. Non per sé ma per la sua creatura. Fu irremovibile e un giorno, stanca delle di lui suppliche, se ne andò abbandonandolo col fanciullo fra le braccia. Io mi fece passare con tutti come un orfano allevato, per carità. Ma quando fui in età di capire, mi confessò tutto. Il padre che io avevo amato e stimato non era già un marito, ma un amante. Ed io stesso, povera creatura, non ero che il frutto di un momento di ebbrezza, il figlio della polpa. A me non mi disse. Ho potuto levare dal mio piccolo angelo, sentirmi chiamare col dolce nome di padre. Ma non temete, ritroverò mia madre allora. No, 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 ferma, ferma! Una ragazza sotto la ruota del tram! Una vettura passa senza neanche voltare la testa! Vado! Oddio, saranno stritolati entrambi! È fatta! L'ho sottratta in tempo al convoglio, benché livida come un fantasma. Sembra staccata da un quadro del Murillo. È morta?
Veste con eleganza e semplicità insieme. Oh, lasciatemi, lasciatemi morire. Ha un assalto nervoso. Sta recuperando il predominio di sé. Voglio morire perché me l'avete impedito. Ma perché volevate compiere quell'atto insano? Quando una nasce disgraziata lo sarà sempre. È la grande tragedia della mia vita. Voi non immaginate cos'è la miseria. Non immaginate cos'è avere un padre cattivo che ricambia l'affetto con le pedate, una madre patita e disperata, dei fratellini inebetiti dalla fame e dalle botte. A 15 anni mi allogai presso una modista che, approfittando della mia condizione di bisogno, mi faceva lavorare più delle altre pagandomi meno di tutte. Una cliente facoltosa prese a ben volermi e a invitarmi a casa sua per del lavoro straordinario. Presso di lei conobbi un gentiluomo baffuto e severo, il marchese. Bastò qualche parola buona. Io, che non vi ero avvezza, lo ascoltai a prima vista e caddi fra le sue braccia. Tardi mi accorsi che colei era una di quelle perverse femmine, obbrobrio del nostro sesso, che trafficano in carne umana, tendendo un laccio alle fanciulle diseredate come me. Non volle più mettere piede in quella casa. E il marchese prese subito in affitto un alloggetto. Accettai il prezzo del disonore per portare un po' di sollievo a mia madre e ai miei fratellini. Fu un attimo di follia che durò 3 anni. Poi egli mi abbandonò, rubandomi qualcosa che per me valeva più della vita. Io l'ho cercato per 7 anni invano. Poi, spinta dal bisogno, con infinito dolore, iniziai la carriera del piacere. Non temete, signorina, ritroverò quel marchese. Bella fanciulla, venite qui da me, ho i segreti e i filtri per attirare gli amanti, un rimedio miracoloso per far sparire la rogna e leggo la buona avventura. Datemi la mano sinistra. Oh, oh, cosa c'è? Ma no, niente, vedo tanta fortuna. Coraggio, vedo. Venite con me, signorina, tra povera gente, ci si aiuta sempre. Che avete, madama Putifarre? Sembrate percorsa da una pila elettrica. Giovanni, quella ragazza aveva una voglia di fragole al polso sinistro. Io ne ho già visto un'identica, voi lo sapete. È la grande tragedia della mia vita. Un bimbo è stato strappato alla madre e Dio non l'ho impedito. Darei un bicchiere del mio sangue per ritrovarlo. Non temete, madama Putifarre, ritroverò quel bimbo. Giovanni, il tuo viso è pallido come quello di un uovo sodo. Passerotto, un uovo per una gallina rappresenta una giornata di lavoro. Sì, sono di malumore perché oggi purtroppo il mondo va di male in peggio. Una volta l'omicidio e l'assassinio erano prerogativa di pochi disonesti, paria della società, che non sapevano neppure rispettare i diritti della proprietà privata. Ma oggigiorno la violenza, i delitti brutali sembrano appannaggio della classe colta, ricca, elegante, di coloro che non hanno mai messo a contributo la propria vita nei pericoli, che sono stati allevati nelle mollette. Sangue di Giuda, giovanotto, lasciate che vi stringa la mano. Io appartengo alla classe che voi censurate, ma le vostre parole mi hanno convertito. Permettete che io mi presenti, Marchese Scarpa Giangiulio. Il padrone dell'opificio. Giusto appunto. Sono lieto che le mie parole abbiano prodotto un tale effetto su di voi, perché vorrei rivolgervi una preghiera. Assumete questo fanciullo alle vostre dipendenze, strappatelo all'ozio della strada e il povero orfanello non avrà altra cura che beneficare il suo benefattore, i figli, i nipoti. Volentieri, di salario non è il caso di parlare, ma quando sarà entrato in paga mi potrà rifondere l'onere del suo apprendistato. Questa povera creatura mangiava e dormiva in un canile con un birbante che fa incetta di questi ragazzi per mantenere se stesso nell'abbondanza. Adesso è in buone mani. E i miei piccoli amici, i miei antichi compagni di sventura. Ah, già, è vero. Signor Marchese, non vi interesserebbe un'intera squadra di giovinetti dai 7 ai 12 anni che, pur di condurre una vita onesta, ammazzerebbero la propria madre? E chi può negarvi niente se ve lo chiedete con quella voce da apostolo che si erge sopra le basse come un nome? Bravo, Giovanni! Merita di rappresentarci alle elezioni. Alle elezioni, Giovanni? A me non piace la politica. A che scopo scaldarsi la testa per vedersela poi dondolare ad un capestro? Signorina, abbiamo fatto l'Italia, adesso dobbiamo fare gli italiani. Alla vostra età? Chi è questa ragazza dagli occhi pieni di fiamme? Maria Luisa la fruttaiola, per servirvi. Come vorrei gustare le vostre primizie. Credete voi che fra il popolo ci siano cuori meno nobili, menti meno elevate, anime meno oneste di quelle che si trovano nella vostra classe? Signorina, sono anch'io un figlio della terra. Ogni volta che vedo una mucca penso con rimpianto alla mia povera mamma. Giovanni,
voglio farvi una confidenza. 7 anni fa mi venne trafugato un portafoglio di marocchino monogrammato. Se questo portafoglio venisse prodotto, io potrei essere fatto segno a vili calunnie. Non temete, signor Marchese, ritroverò il vostro portafoglio. Un portafoglio di marocchino rosso monogrammato? Corriamo nella botola dell'Umassa. Ecco, infatti, quel portafoglio è mio. Lo darò a Giovanni, anche se è l'unica cosa che mi rimane dei miei ignoti genitori. Sento dei passi, nascondiamoci. Porca l'acquavita, che buio d'inferno! Adesso cerchiamo nel pagliariccio dell'Umassa se trovo qualche indizio del fanciullo che buttai nell'immondizia 7 anni fa. Sento dei passi, nascondiamoci. Non vorrei restare vittima di una coltellata anonima, ma tuttavia voglio seguire le peste di quel giovane Barabba, che deve saperla lunga riguardo al mio portafoglio. Voi, la levatrice del Nino, finalmente sappiate che voglio rientrare in possesso del portafoglio che mi sottraeste. Foste voi a darmelo assieme al fanciullino che mi giungeste di far sparire. Io non ce l'ho più. Oh, sangue di Giuda, vecchia megera. No! Ho fatto dei passi, nascondiamoci. Vieni subito via! Voi, Maria Luisa! Marchese, che fate qui? Chiamami Gian Giulio! Provo la debolezza subitanea ad impadronirmi di te! Basta con queste parole deliranti ma volgari! Voglio possederti! In me non rimane che la bestia bruta, che vuole ad ogni costo soddisfazione, calpestando l'essere spirituale! Costumato libertino! Vorrei strapparvi l'anima a brani, ma non avrete ragione di me! Ti arrovescio! Ohimè, come accadde a mia madre! T'imbavaglio! Ohimè, come accadde a mia madre! E ti sparso sangue di Giuda! Che avete detto? Tu! Che avete fatto? Questo insulto a un uomo che potrebbe esservi padre! Voi siete mio padre! Quale laccio mi tendeste voi, mio figlio? Io, sì, la figlia di Marta! Voi tentaste di tacitare le sue grida di disperazione con un fazzoletto! Questo! Che è perfettamente identico a quest'altro! Oh, figlia mia! Padre mio! Oh, ho dei passi, nascondiamoci! Ho sceso a quattro i 3 scalini della botola. Quella chiromante deve saperla lunga riguardo alla creatura che mi fu rapita. Quel misterioso brusio dell'anima che si chiama presentimento m'ha indotta a seguirla fin qui. Ah! Fosco! Gian Giulio! Che volete voi qui? Voglio una cosa sola, la mia creatura! Oh, siete madre! Vi prendete anche gioco di me! Forse credevate che mi servissi di quell'innocente per fare qualche scandalo? Oh no! No, io l'avrei sempre custodita gelosamente. E gli avrei sempre lasciato ignorare il nome del suo padre colpevole! Colpevole io? E chi mi spinse a diventarlo se non tu? Tu subivi tutte le infamie in silenzio e così mobilitavi i miei peggiori istinti! Sì, sì, per quel colpo di testa rimasi incinta! Ma ora io vivo solo più per la mia creatura. Volevo risparmiarti un'amara realtà, ma già che insisti, sappi che il tuo boccioso era zoppo e pertanto fu gettato nella spazzatura. No, no, non puoi aver fatto questo. E perché no? Sangue di Giuda. Oh, comprendo che l'odio da te nutrito verso di me non è scemato. Presa muta dallo sdegno, ti grido sul volto vile. Soffoco! Il cuore! Oh! Signorina Fosca! Oh, il dolore l'ha fulminata. Marchese Scarpa, io non vi accuso, ma non vi scuso. Riponete quell'arma micidiale di lusso. Oh, io sono sinceramente pentito! Se mi riavessi da questa salutare emozione, forse sarei peggiore di prima! Solo mi dispiace al lasciare questa vita, che il mio opificio cessi di fumare dalle sue laboriose ciminiere e tanti poveri operai rimangono in mezzo alla strada. Ormai non è più il caso di pensare a lei, ella non soffre più. Del resto, non era del tutto esente da colpa, avendovi dato ascolto pur sapendo di ser povera e quindi di non poter essere sposata da un marchese. Adesso dovremo soffocare lo scandalo e far sparire il cadavere. Che ne direste di smembrarla? Guardate, sembra che mi sorrida e mi approvi. Del resto è il corpo che conta o l'anima. Allora,
loro che in terra straniera, per paura delle fiere dei cannibali, abbandonarono talvolta i corpi dei loro compagni e saranno tutti dannati. Eppure tra loro vi furono diversi missionari. Povera fosca Dio, tu hai avuto la consolazione suprema di morire fra le braccia dell'uomo amato. Ecco, è fatta. Fra una quindicina di giorni una gamba sarà rivenuta nel Po, un braccio nella Dora e il bacino nel Ticino. E siccome nel frattempo qualche giovine donna sarà certamente annegata, la polizia gli attribuirà i rinvenimenti. Ecco, Marchese Scarpa, un piccolo ricordo. Questo cranio è un vero modello del genere. Ha la protuberanza dell'affetto e quella del sacrificio. Aiuto, aiuto! Mamma, la mia mammina, nel fiume, no! L'orrore l'ha fulminato, è divenuto idiota. Lo porterò al Pio Istituto dei Deficienti, dove fra quelle buone suore gli verrà nascosta la sua origine e non avrà cattivi esempi. Figlia mia, riprenditi! Madama Putifarra inconscia è svenuta. Coraggio, rianimatevi! Ma che vedo? Un neo a forma di quadrifoglio dietro l'orecchio. Anch'io un neo a forma di quadrifoglio dietro l'orecchio. Dio, mi fa di delirare. Sei forse tu la madre che io ho tanto sognato e cercato? Sì, 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 dimmi che t'ho obbligato. Domani sarò sinistra di tua madre se quella fossi veramente io, una povera chiromante con un oscuro passato. Oh sì, tu sei mia madre. Puoi disporre anche della mia vita. Chiedimi quello che vuoi. Oh, è la mia testa. Chiama un dottore, Giovanni. No, mammina, ci sarebbero da dare troppe spiegazioni. Giovanni, muoio. Addio, mamma. Marchese, la morte l'ha fulminata. Bravo, Giovanni. Generoso sostegno dei lavoratori, da qualunque parte essi si considerano, salariati o salarianti. Giovanni, figlio di madre virtuosa e di padre libertino, io tengo un po' dell'una e un po' dell'altro e sono pertanto soprattutto positiva. Giovanni, sposiamoci. Giammai. Rifiuti? Vorrei il colmo alla mia ingratitudine se osassi alzare gli occhi sulla figlia del mio benefattore. La mia natura mi rende atto a signoreggiare sui partiti estremi. Sapendomi onesto, tutti sono felici di appartenermi, mi rispettano e si sentono più saldi dinanzi a me. Ai tempi di Cristo sarei stato uno dei più ferventi apostoli. Oggi potrò essere un ottimo deputato. Da Carolina Invernizio. In verità, signor Mario, il ballo non mi è mai piaciuto. Mi sembra uno dei divertimenti più pericolosi per la gioventù. L'uomo che con il suo braccio circonda la vita della donna mi fa l'effetto del serpente nell'atto di sedurre Eva. Veramente, Mario, mi amate? Oh, l'avevo compreso, se io vi amo non lo so. Sono una povera fanciulla cresciuta sotto le gonne della mamma, che ha veduto solo quello che lei gli ha lasciato vedere. Prima di conoscervi, Mario, credevo che il mio cuoricino mi servisse solo per respirare. No, Mario, non cercate di baciare le mie pure labbra. Non siamo soli, non dobbiamo dare scandalo. Nina, vuoi renderti ridicola? Non senti che la musica è cessata? Vai dalla mamma che ti aspetta. E voi, signor Mario, ballate con me. Balla pure, sorellina, ma ricorda di non strapazzarti. Lo sai che non voglio più vedere sudori e sputi sanguigni. La mia sorellina è cagionevole. Oh mio Dio, non bisogna prestar fede ai medici che la vorrebbero addirittura spacciata. Tisi, che erano la sua nonna e la sua mamma, che in fondo è morta di tisi florida. Al contrario, del resto sto benissimo. Amo il ballo, il biliardo, le fiere di beneficenza. Insomma, tutto ciò che inebria e stordisce. Sono straricca per parte di madre. Se qualcosa mi manca il vostro cuore, non negate. Oh Mario, vi avrei perdonato se aveste amato un'altra donna, ma non vi perdono di amare mia sorella. La vostra vita è in gioco, guai a voi, capite? No, Satanella, risparmia la vita di Mario, prendete la mia se vuoi. Lo difendi così? Sì. Ti compiaci di far pompa del tuo amore per lui? Io ti giuro che Mario non sarà mai tuo. Addio solo, aspetta a decidere il nostro avvenire. Io non ti temo, tu hai poco da vivere. Mario ed io siamo giovani, aspetteremo. Oh. Non mi toglierà il pan di bocca quella civetta sfrontata. Scriverò un biglietto a Mario con la scrittura di lei, che so imitare alla perfezione, e la vedremo stanotte. Ho proprio bisogno di parlarvi. Ho proprio bisogno di parlarvi da solo a sola, Nina. Ah, dunque quello sconsiderato di Mario amoreggia con Nina che non ha un soldo. Meno male che ho intercettato questo biglietto. Mi sostituirò a lui e sventerò questo intrigo. Sei qui, Mario? Sì. Avvicinati, qui nessuno potrà ascoltarci. Ve
voi, signor Nerval! Miserabile, vi odio! Il vostro odio non fa che rinforzare il mio debole per voi! Se non potrò ottenervi a furia di adorazione, userò i mezzi violenti! Andatevi, io chiamo aiuto! Vi tapperò la bocca con i miei baci! Oh, signor Nerval! Che fate qui? Questo non è agire da gentiluomo. Signora, non scacciatemi! Se non volete vedermi, morire ai vostri piedi! Alessio, guarda tua moglie, ti cadrà la benda dagli occhi! Alessio, che credi? Credo a quello che vedo! No, lascia che ti spieghi! No, signora, non avete nulla da spiegare! Questo biglietto scagionerà voi e me! Tina, guarda tua madre col suo amante e ti cadrà la benda dagli occhi! No, 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 non è possibile! Una fanciulla di 15 anni non invita a un appuntamento di notte un uomo della vostra età! Se fosse vero, Madonnina sarebbe qui! Sì, babbo, ci sono! Quella lettera è mia, sono io la colpevole! E perché se tu hai scritto al signor Nerval, tua madre si trova qui? Tu taci! È la prima volta che mi parli così! Ti credevo vergine come tua madre, Nina. Mi hai dato il più grande dolore che si possa dare a un genitore. Ma sarò indulgente con te, signor Nerval. Vi concedo la mano di mia figlia. Nina, Nina, tu sei folle. No, mamma, sono tanto felice. Il rispetto delle convenienze non ci permette di essere giudicati dalla servitù. Farò preparare un bel rinfresco. Ti sposi per prima, rallegramenti. Ricordati, Nina, che io non ho mai fatto piangere i miei genitori. Era orfano. Vedrai, cara, che gli uomini sono buoni. Lo dicono anche gli antropofagi. Fidati di lui, sposa fiduciosa, non è gelosa. No, è cornuta. Non siete già pentito di sposare un uomo da nulla come me? Oh, di uomini come voi ce ne vorrebbero tanti. Il guaio è che ce ne sono troppi. Mia cara Nina, anche se non sono più di primo pelo, ai miei buoni sentimenti potrete sempre fare l'appello. Farò l'appello, ma risponderanno assente. Su, presto! Dove nasconde le carte che possono perdermi quella odiata donna? Odiata? Posso io odiare mia figlia? E perché no? Non l'ho riconosciuta legalmente. Ah, ladro! Indietro! Ferma! Ferma! Se tua madre fosse qui, si getterebbe fra noi per difendermi! Madonnina! Per pietà! Perché sei sbiancata, mammina? Provo una serratura al cuore! Ma quale potere avete su di lei? Quello di un padre sopra la propria figlia! Voi, Savinio Ronciglioni, suo padre, mio nonno! Ah, spregiudicato, pregiudicato! Vi odio ancora di più ora che non posso uccidervi! Nonno, nome dolcissimo, che ogni fanciulla ripete con affetto e con amore e che ora per me è diventato sinonimo di orrore e di vergogna. Sarei stata così felice fin da bambina di avere un nonno da amare, da coccolare, da sbaciucchiare e pensare che mi volevate sposare, maledetto peccatore. Mia cara, i santi hanno un bel passato, ma i peccatori hanno un bel avvenire. Alle corte! Tu potrai disapparare in me l'avventuriero, il trafficante di gioielli, lo sfruttatore di emigrati, il bavo, il cavaliere d'industria, il ladro in guanti gialli. Ma può una nipote condannare il nonno? Cosa penserebbe il mondo? E allora veniamo a un accomodamento. Io ti lascerò libera, ma tu mi aiuterai a conseguire nell'archeomo. Signor nonno, le carte compromettenti sono in mia mano. Non occorre che vi tocchi altri tasti, non potremo mai capirci. Per forza, la base della famiglia è l'incomprensione. Ah, sarai soddisfatto, non lo vedi? I suoi occhi sono sul tappeto, l'hai fatta diventare demente, ma anche tu, nonnino, rimanermi così impedito senza aver fatto testamento. Ah, non sei morto ancora. E finché c'è vita c'è speranza, è vero. Guarda cosa facciamo. Carta e calamaio e ne scriviamo subito uno. Come hai detto? Sì, ti guido io la mano, nel pieno possesso delle mie facoltà, erede universale, mia nipote Madonnina, capirai, con tutta la mia beneficenza. Ecco fatto. Ah, questa è la scintilla che fa traboccare il vaso. Cos'è quella carta? Un testamento leografico, il povero nonno mi ha messo tutto in testa. Così i miei affari già in alto mare andranno a monte. In quale ristrettezze dovrò dibattermi? Ah, speravi di ereditare, eh? Sì, me l'avevano detto che tu e lui dormivate insieme. Di lui non ci credo, era troppo signore. Ma tu, col tuo passato... Coraggio, nonnina. Farai da governante al povero nonno ormai mezzo scemo per tre quarti e tu, babbino, accudirai alla mente svanita della povera mamma. Io ho i miei ospedali.
Nina, sei proprio decisa a prendere il velo? Sì, dopo il tuo risorgimento non c'è più bisogno di me in casa. Ma sei sicura, consacrandoti ai poveri infermi, di dare tutto il tuo cuore a loro? Oh, lo so che in convento si hanno delle regole dolorose, ma non importa. Allora il tuo matrimonio è proprio deciso e mi darò da fare a finire di cucirti il velo. Mario, non ti penti del passo che stai per fare? Ma perché dovrebbe pentirsi? Tu non puoi dimenticare mia sorella. A promessa di farti felice. E lo farà. Mario, se dovessi perderti, per me non sarebbe che morire. Sciocchina, ma che parli di morte adesso? Oh, se potessi illudermi un momento, se potessi distruggere tutto il passato. Quante volte ho maledetto di non essere né bella né buona. E avrei voluto strappare il cuore di mia sorella, portarle via quella sua bellezza. Oh, Mario, illudimi ancora per un istante. Lasciami credere che il mio cuore batte all'unisono col tuo. Amami, Mario. Ti senti male, Gioia? No, no, sono troppo felice. Nina, hai veduto la splendida collana che mi ha donato Mario? No, vai a prenderla. Ma ce la fai andare da sola? Vuoi che t'accompagni? Lo sai che non devi fare sforzi. Ah, credete dunque che non sia capace di fare un passo da sola? Si direbbe che parli a una moribonda. Va bene non prenderla così, rimango, Mario. No, Mario, non piango, anzi. Rido. Sono così felice di avervi riscontrato quale vi avevo immaginato buono e generoso. Mario, ma voi piangete? Oh, capisco a che punto siete giunto per giungere al punto in cui siete giunto. No, Mario, non gridate alla mia sciagurata sorella. Non ti amo, non ti ho mai amata. Il sacrificio che ti faccio è superiore alle mie forze. Povera Satanella, anche se ella ha messo l'odio nella famiglia, che importa? Io vi darò la forza morale che sta per mancarvi. Io vi darò il coraggio che vi viene meno. E quando non ne potrete più, Mario, pensate al mio viso calmo e dolce e dite a voi stesso: voglio essere degno dell'aria. Vi ho fatto aspettare. E qui, Gioia. Oh, che volete? Ho presunto troppo dalle mie deboli forze. Appena in camera ebbi un delitto. Oh, piccinina, mettiti a letto. Vuoi che ti chiami il prete? Oh, no, ora tutto è passato. Nina, guarda com'è bella la collana. Voglio provartela. Oh, no, i gioielli non sono fatti per me. Ma le perle si addicono al candore. Mario, fammi una promessa. Se dovessi morire, voglio che questa collana di nozze sia di Nina. Sciocchina, tu vivrai per lui, per noi tutti. Oh, generosi, siete tutti migliori di me. Mario, davvero soffriresti se io morissi? Oh, come dolce anche l'inganno. Ora vi lascio. Sono i miei ultimi momenti di fanciulla. Voglio dare un addio ai brutti sogni del passato e andare incontro all'avvenire felice che mi aspetta. Mi sento bene, mi sento forte. Ora è nell'ora della nostra morte. Prenderò la mia medicina. Oh, muoio! Sciocchina, l'hai bevuta tutta, hai visto? Era velenosa. Soccorso, soccorso! Oh, che idea uccidersi proprio al giorno delle nozze! Il suicidio è l'unico peccato veramente mortale! Ma guarda se meritava far tante spese per un divertimento così breve! Ho rinunciato al chiostro. La morte di Satanella uccisa dall'amore mi ha fatto cadere la benda dagli occhi. Voi pensate che mia sorella sorgerà dalla tomba a maledirmi se io sposo Mario? No, avete sempre mal giudicato la poveretta. Io sola ho saputo leggere in quell'anima, costretta ogni giorno ad assistere alla generosità con la quale compivamo il nostro dovere, vero Mario? Ebbene, i sentimenti migliori che covavano in fondo al suo spirito sono venuti a galla. Da tempo ella aveva studiato questa soluzione. Ella mi aveva tolto Mario ed ora me lo ha reso, e dal cielo sorride vedendo la sua famiglia finalmente felice. È un ladro. Avevo fame. E per sfamarsi mi ruba dal banco pizzi e nastri di seta. E Lumassa, lo stracivendolo che mi insegna a rubare. Se torno a casa mani vuote mi ammazza di botte. Ma perché non stai con i tuoi genitori? Non ho genitori. Ma di chi sei figlio allora? Di nessuno. È molto tempo che stai con Lumassa? Non lo so, ero molto piccino. Dice che mi ha trovato nelle immondizie. Tiene altri fanciulli con sé? Non posso dirlo, mi ucciderebbe. Quanti anni hai? 7, credo. Come ti chiami? Passerotto. Dimmi, Passerotto. No, non aver paura. Dove si nasconde? Il cadavere di un bimbo. Il morticino aveva il volto enfiato e gli occhi spalancati nei quali si leggeva terrore, sofferenza. Lumassa l'aveva fatto morire facendogli passare un topo vivo sul corpo. Ma io l'ho consegnato alle guardie che gli hanno subito messo le tacchelle. Dimmi, Passerotto, se tu trovassi chi ti dà da mangiare da bere un ricovero, non ruberesti più? No, signore, sarò buono. Sarò il vostro servitorino. Victor Hugo disse che il più sublime cantico che si possa ascoltare sulla terra è il balbettio dell'anima umana sulle labbra dell'infanzia. Ebbene,
Questo fanciullo io lo adotto. Sarò padre senza essere marito. E non avrò una mamma? Non temere, Passerotto, ritroverò la tua mamma. E fino a quel momento la tua mamma sarà l'umanità. Bravo Giovanni, cuore generoso. Che ne dici, Maria Luisa? A chiamare le guardie sono buoni anche i giovani anemici che fanno uso costante di olio di fegato di merluzzo. Ah, presto non vi basteranno più gli innamorati in maniche di camicia. Ci vorranno gli zerbinotti con lo Stifelius. Oh, per carità, non mi parlate di coloro. Voi non sapete, è la grande tragedia della mia vita. Mia madre, figlia di un guardaboschi, una notte stava Gli intellettuali sanno discernere tra ciò che nel popolo è carino e amabile e invece ciò che è altamente deplorevole, come diceva Jean-Jacques Rousseau. Essi, ad esempio, non risparmiano sforzi per sradicare la malapianta della letteratura di appendice sul genere della mai abbastanza deprecata Carolina Infernizio. Al ladro, al ladro, al ladro! Al ladro, Maria Luisa, datemi quel ragazzo! No, non ve lo darò, che vuoi... Di Lumassa? In una cantina segreta dove si scende da una botola. Dove? Nel quartiere del Balù. Vado. Come sei deperito! Che ti dava da mangiare quell'uomo? Pane secco con avanzi di spazzatura. Oh, porca l'acqua vite! È fatta, quell'essere patipolare non potrà più nuocere. Oh. Aperta la botola. Ho trovato tanti poveri fanciulli abbandonati o fuggiti di casa per incuria dei genitori. Stavano in uno stretto sotterraneo le cui pareti trasudavano muffa, aggruppati, atterriti, su della paglia marcita con gli abiti a brandelli, le fisionomie livide e stravolte in un canto, scoperti.